Mentre il caso Muntari continua a far discutere, e non solo a livello nazionale, in casa a Pescara la gara di domenica pomeriggio contro il Crotone sarà solo la quart'ultima tappa di un calvario destinato a chiudersi con una delle più grandi amarezze della recente storia biancazzurra. Una retrocessione annunciata da tempo, ma che potrebbe avere una coda persino più amara. Perché i calabresi di Nicola, accreditati da molti ad inizio torneo come la formazione cuscinetto, persino alle spalle del Pescara, invece ancora in piena corsa per la salvezza a meno 4 dall'Empoli. Col Delfino, che sull'altro fronte da tempo ha mollato la presa. Ecco, i calabresi incarnano tutti i rimpianti di un'annata da dimenticare perché sono il metro di paragone con i biancazzurri. Sembrava che il Pescara dovesse mettersi facilmente alle spalle almeno i rossoblù, che invece oggi sono 11 punti avanti al Delfino, 14 se si considerano i 3 punti di Sassuolo-Pescara. È chiaro che da tempo c'è in cantiere l'annata futura, però la scelta di Zeman rappresenta la certezza per la prossima stagione in Serie B ed è altrettanto evidente che la conferma di Pavone dà ulteriore credito ad una campagna rafforzamenti iniziata per ora pescando in Lega Pro. Ma nel mirino c'è sempre Richmond Boacì, di proprietà di quel Latina, retrocesso ufficialmente proprio ieri dopo la penalizzazione del Tribunale Federale. È evidente che i pontini avranno bisogno di liberarsi della punta in prestito alla Stella Rossa ed ecco allora che la missione a Belgrado di Leone ha un grande valore. Intanto Zeman domenica pomeriggio dovrà rinunciare, oltre a Muntari, anche allo squalificato Biraghi fermato dal giudice sportivo, mentre Koulibaly ieri si è fermato durante la seduta di allenamento. È tornato invece ad allenarsi coi compagni Alberto Gilardino dopo l'operazione al ginocchio. Per lui solo una presenza a Napoli alla prima di ritorno, troppo poco per poter sperare in una conferma. Intanto si profila un nuovo scontro tra il presidente Daniele Sebastiani e l'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Quest'ultimo infatti ha querelato il numero uno della società biancazzurra per le dichiarazioni che lo stesso Sebastiani rese in un'intervista a Radio 24 dopo l'incendio delle sue due auto nella notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso. Un'altra puntata di una querela che si è intersecata anche con l'offerta da parte di Iannascoli di rilevare il pacchetto di maggioranza del club, offerta però subito rispedita al mittente.